Oddio, mancano ancora 18 giorni, però ci siamo. Dovresti mettere un capo alla volta nel trono. Va bene, e poi Fabio Pioli a Genova. Fabio? Sì, buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, andiamo da Pietro. Allora, ricordiamo prima perché ti ho detto di Roma, no? C'è questo evento? Sì, venerdì 13 novembre, dopo quasi 15 anni, si organizza un big event riguardante il mondo del trading e degli investimenti su Roma, che è una piazza, diciamo, tanto allettante quanto poco battuta da questo tipo di incontri. Quindi per un giorno oltre 30 fra trader, addetti ai lavori, giornalisti, eccetera, eccetera, si incontreranno per mostrare al pubblico le loro capacità e il loro modus operandi, quindi una bella occasione per stare insieme un giorno e affrontare insieme le tematiche finanziarie. L'evento è gratuito. Ecco, no, dici se ce l'hai davanti la lista dei trader che parleranno. Ti devo fare proprio l'appello? Sì, mi piace. Ah, ti piace. I convocati chi sono? I convocati sono in ordine alfabetico, Aldrovandi, Bellelli, Biocchi. Ecco, se magari io ho il sito della manifestazione, se lo riusciamo a far vedere, grazie alla regia. Giovanni Bozzi, Cioli Pivani, Corallo, D'Angelo, Giancarlo Dall'Aio, Paolo Dal Negro, Fernando Di Fazio, ci sono anch'io, ci sei anche tu, Fanton, Gennaccari, Massimo Intropido, Federico Izzi, Edoardo Liuni, Luca Mainò, Enrico Malverti, Pino Minnicelli, Maurizio Monti, Pietro Riglia, Daniele Pontinibbi, Rossana Preziosa, Emanuele Rigo, il professor Santozzola, Pierpaolo Scandura, Biagio Spinelli, Vincenzo Tedeschi e Massimo Vita. Sono ecco. 31 in tutto. Ecco, sto vedendo adesso la sala trading, dove si negozierà dalla mattina fino al pomeriggio abbastanza inoltrato, anche oltre la chiusura del mercato. Sì, in sala trading, diciamo, il compito sarà tosto per il moderatore, nel senso che avrà in ogni sessione di un'ora e mezza sei scatenati da dirigere, sai, i trader poi sono anche un po' egocentrici, quindi sarà un compito non facile dirigere le operazioni. Quello che cercheremo di fare è mostrare come un trader professionista ogni giorno si muove sul mercato col proprio denaro, e quindi secondo me sarà una cosa interessante da vedere. Però ciò che vorrei rimarcare è che non c'è solo trading, ci sono altre due sale dove chi ha un orizzonte un po' più sereno di investimento, magari alle prime armi, può cimentarsi e può, diciamo, avere degli argomenti molto probabilmente più aderenti al suo obiettivo, che potrebbe essere di medio lungo termine, o piuttosto iniziare con i primi rudimenti alla finanza nell'area educational. Quindi, diciamo, abbiamo cercato di fare un menù buono per tutti i gusti, per i professionisti ma anche per chi ha le prime armi e vuole avvicinarsi a questo affascinante mondo della finanza operativa. Bene, 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 bene. Allora, andiamo dal punto di vista operativo. Abbiamo visto la rottura, Pietro, dei 24.250, dei 24.005, scusa, dei 22.005, però volatilità. Primo forse il giorno della rottura sì, ma il giorno successivo poca. Oggi poi c'è stata una figura di indecisione nella seduta di venerdì e oggi stiamo ritracciando. Guarda, la cosa di oggi, ecco, è che se guardi il grafico del DAX nella giornata di oggi, del FTSE DAX e del FTSE MIB, vedrai una cosa che si vede poche volte, nel senso un'assoluta distonia nell'andamento. Il DAX, sì, è fatto dalle 9:30 fino alle 10:15, ha fatto un rally decisamente violento, ha toccato, sì, nuovi massimi, e invece l'indice FTSE MIB faceva esattamente il contrario. Sai che tutti noi trader abbiamo sempre i futures sott'occhio, oltre al nostro, sì, futures, per cercare di avere un'indicazione, sì, di eccolo massima. Qua il DAX, lo state vedendo. La rottura, esatto, è stata significativa, loro lavoravano su un canale un po' più basso tra i 10.003, no? Tra i 10.003, sì, e i 9.003, di circa 1.000 punti, l'hanno rotto al rialzo e la volatilità è stata molto più significativa. Sì, in realtà io ti parlavo di andamento intraday di stamane, sì, proprio la peculiarità di stamane era che il DAX andava forte e il nostro indice faceva fatica, e se vedi anche adesso, in questo momento abbiamo fatto nuovi minimi giornalieri, mm, e il DAX invece nella parte alta della range, quindi oggi c'è una evidente debolezza relativa del nostro indice, che per certi versi è piuttosto sui generi, nel senso che il nostro indice nelle scorse settimane era più forte del DAX. In ogni caso, per me il breakout di giovedì è un breakout che fino a prova contraria ha senso, e quindi ci siamo mossi nella modalità risk on da giovedì in poi, quando... Quindi tu pensi che sul ritracciamento qualche trader si accoda? Io penso di sì. Al rialzo. Perché...
se a coda di alzo il pullback spesso, come sai, è un'ulteriore conferma del breakout, cioè una rottura a cui segue poi un movimento di ritorno sul livello tecnico chiave, conferma ancora con più forza la rottura. Quindi io, nonostante la seduta di stamattina non sia brillante, ritengo che insomma il fine anno sarà positivo. Fabio Pioli. Eccoci. Fabio, la rottura di Eugenio Sartorelli prima, nella prima parte della questa nostra mattinata, si è venduto la 24 e la 21, quindi punta su un trading range entro fine novembre all'interno delle barriere 24 e 21. Ha fatto una buona cosa oppure no? Ecco, interessante perché si può notare molto facilmente questo rettangolo che è esattamente tra 22,4, no? Se notavate voi, più o meno, 22,5 effettivamente, e 20.500. Il punto è, siamo ancora nel rettangolo, nonostante comunque abbia toccato ieri, sappiamo, anche 22,800, oppure siamo usciti? Perché come sai, come sappiamo tutti, la proiezione del rettangolo è l'estensione, no? L'altezza di questo rettangolo, che è di 2.000 punti, quindi se è rotto, l'obiettivo è 24.500 secondo l'analisi tecnica, no? Non si scappa. Se invece non è rosso, come la scommessa di Sartorelli può testimoniare, si rimane nel rettangolo o si esce dalla parte opposta. Secondo te quale delle due? I book cosa dicono? Ma allora, ti dico la mia posizione, se poi può essere giusta o sbagliata. Io sono short. Sì. Sono short neanche da questi livelli, devo dire la verità, e ho preso anche un gap contro, però gli stop loss ce l'ho sopra i massimi di ieri. I massimi di venerdì? Sì, ritengo che si possa essere ancora in lateralizzazione perché i movimenti di ritracciamento a volte superano i massimi precedenti. Ad esempio, se analizziamo secondo Elliott i movimenti di rettangolo, proprio come si chiamano secondo triangoli secondo Elliott, sono movimenti ABCD in cui l'ultima onda, l'onda D, supera il rintracciamento della B. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi rientriamo subito dopo. Ben ritrovati. Allora, ripartiamo. Ripartiamo dalla analisi che stavo facendo. Allora, Orso, dicevamo appunto di questa proiezione verso l'alto di questo canale laterale del mercato. Questo potrebbe mettere a rischio, secondo te, effettivamente la struttura di, perché al limite, di Eugenio? Sì, diciamo che si potrebbe attendere un paio di giorni perché ci sono due indicazioni che ci vengono dal mercato. Prima cosa, dobbiamo calcolare che siamo nel periodo delle trimestrali e le trimestrali di TripAdvisor, Amazon, eBay sono già uscite e sono uscite con risultati molto positivi, e 20%, più 20%, più 15%. Sì. E l'altra cosa è che aziende grosse, importanti, molto seguite come Facebook, ad esempio, ha rotto i $100 e per la prima volta da quando è stata quotata, ed è una cosa che sta spingendo molto come euforia, diciamo, sul mercato. L'altra cosa, come dicevi tu, è e i relatori che hanno parlato prima, che il DAX ad esempio ha fatto un doppio minimo, che è lo stesso che c'è sullo Standard & Poor's, che si può interpretare come doppio minimo chiuso a rialzo oppure come triangolo ascendente se parliamo di figure di analisi tecnica classica. Quindi diciamo che il mercato è sicuramente come proiezione verso l'alto. Chiudere una struttura come l'Iron Condor, quindi con due vertical, uno sì rialzista che è fatto con le put, ma l'altro ribassista fatto con le call, può essere pericoloso perché il mercato in pochi giorni, in poche sedute potrebbe avvicinarsi pericolosamente a quella parte. Se abbiamo questa idea ed è questo il nostro la nostra visione, possiamo anche decidere di spezzare l'operazione in due, entrare con la parte rialzista magari stando un pochino più vicino all'entrata, quindi più vicino alle opzioni at the money,
e aspettare a chiudere l'Iron Condor in qualche giorno, quindi 2 o 3 giorni, per vedere se il mercato farà un pullback, se sarà una rottura reale oppure una falsa rottura, e da lì decidere. Quindi non conviene aspettare prima di prendere la parte alta della struttura, sì, esatto, che è la più rischiosa, quindi esatto, prendere prima la parte bassa che forse ci vede un po' più protetti e poi la parte alta. Esatto, esattamente quello che come idea si potrebbe sviluppare, e spezzare l'operazione sarebbe prima implementare la strategia di bull put spread, quindi la parte bassa rialzista, e va poi bene. Chiuderlo. Pietro, che ti piace sul mercato italiano? Sul mercato italiano mi piace Finmeccanica. Sì, uno, no, partiamo da un titolo, Finmeccanica. Allora, sì. Lo scegliamo, dici qualcosa. Se guardi, venerdì c'è stata un'esplosione dei volumi che in qualche modo mi ha incuriosito. È un titolo che proprio stamane ha testato i precedenti massimi, che sono posizionati in area 12,35, sono i massimi del 9 ottobre. È rimasto un po' indietro, però negli ultimi 3 giorni vedo maggior forza relativa rispetto all'indice, quindi operativamente entrerei su forza, breakout di 12,35 e fisserei uno stop loss sul 12,15, quindi diciamo circa 1,5%, e il take profit invece a 13 euro, quindi l'apporto rischio rendimento qua siamo a 3, un'operazione sensata che in qualche modo punta sulla riscoperta di un tema forte nella prima parte. Allora, ripetiamo la struttura, Pietro, ingresso a? Superamento di 12,35 euro. 12,35 euro, ok. Con stop loss 12,15 e take profit 13. Perfetto, quindi lo stop loss lo mettiamo a 12,15. A 15 e il take profit a 13,15. Quindi qua ci vuole un po' di pazienza, perché mi rendo conto che spesso entrare sulla forza può sembrare qualcosa di antintuitivo, nel senso che dice se c'è un prezzo più basso perché non entrare con un prezzo più basso. In realtà la razza di questa operazione è aspettare proprio la spinta degli acquirenti, quindi andare insieme al mercato. Un po' di pazienza, mettere un ordine sopra 275. Ecco il target, non ho capito invece. 13 euro secchi, quindi. Sì, esattamente. Ok, rischio rendimento mi sembra ben bilanciata. Ben bilanciato, si lavora su, come dicevo, anche sull'incremento dei volumi piuttosto anomalo che c'è stato, secondo me è un'operazione che ha. Avevi su SS Trader avevi un servizio che dava i target delle principali case d'affari. Sì. Per Finmeccanica ci hai dato un'occhiata? Per Finmeccanica mi devi dare un attimo, sì, perché devo cercarlo, sì. Ma insomma è un titolo che le case d'affari l'hanno molto coperto nella prima parte dell'anno. Sì, sì, guardaci un attimo, intanto io vado da Fabio. Fabio, che ti, sì, piace sul mercato? Ma allora, visto che abbiamo parlato di un long, parliamo di un short. Sì. Lo short. Vediamo. Così come trasmissione siamo coperti. Siamo coperti, siamo tranquilli, abbiamo soddisfatto tutti. Vai. Parliamo di Intesa. Abbiamo notato tutti la debolezza relativa che c'è rispetto all'indice in questa sì, fase. Può essere forse l'indice di distribuzione? Sicuramente un'operazione secondo me sarebbe giustificata con un'entrata anche qui in break effettivamente, in chiusura di giornata sotto i 3,16,50. Aspetta, allora, sono sul grafico di Intesa che è abbastanza confuso, sì, mamma mia. Anche questo è simile al feed. Allora, ok, andiamo su short, che livello? Sotto chiusura giornaliera sotto 3,16,50, 3,165. Quindi short sotto 3,16, perfetto. Lo stop loss dove lo mettiamo? Sotto l'ultima oscillazione, quindi il massimo di ieri, sopra l'ultima oscillazione, quindi 3,272, sopra 3,272, quindi anche un tick sopra andrebbe bene. 3,72, d'accordo. 272? Sì, 2,72. Ok, e il target è a che prezzo? Il target è una proiezione verso 3,07, ecco, area di supporti statici, anche bundle di Bollinger, e una possibile estensione tranquilla, ecco, senza andare a parlare di inversione, di trend necessario.
Bene, questo 3,07. Orso, ci avevi detto già dell'euro-dollaro. Il pericolo della struttura potrebbe venire anche da una crescita dell'Europa, una crescita più significativa del continente europeo, quindi e quindi snobbare il quantitative easing. Secondo te è realistico oppure no l'1,20? Sì, è realistico, nel senso che se noi operiamo e facciamo una struttura che è una strategia, con la strategia che vi ho detto prima, quindi primo step della strategia vendo una call per incassare del premio, secondo passaggio della strategia è mi proteggo in caso io non abbia ragione, perché chiaramente nessuno ha la sfera di cristallo, quindi tutto può succedere sui mercati. Se io entro quel sottostante mi copro dallo strike, quindi se prendiamo 1,20 sull'1,20 per fare una strategia di più ampio respiro, da quel momento lì avrò come delta un delta 1 sulla struttura che è entrata con il futures o col contratto spot, e la mia call sarà intorno a letto de mani, quindi sarò delta 0,5. Questo vuol dire che sono positivo, quindi in quel momento in cui entrerà il mio contratto a protezione diventerò positivo. Bene. Allora, è stato Xerox ha un early pusher del terzo trimestre allo 0,24 dollari. Grazie a Orso Locatelli per essere stato con noi, questa è una notizia che è arrivata in questo momento. Grazie a te Giuseppe, grazie a tutti i telespettatori. Grazie a Orso, grazie anche ai miei due ospiti Pietro Di Lorenzo. Pietro, ci aggiorniamo nei prossimi giorni, anche fin da domani, così vediamo questa operazione. Anche Fabio Pioli a Genova. Grazie Fabio. Grazie a voi. Adesso ci fermiamo, do la linea alla rete, ci sono gli aggiornamenti e poi ritorno con il resto della finanza operativa.